Buongiorno da una Greta un po' assonnata perché alla fine ieri mi sono addormentata, penso dopo le 2, e stamattina secondo me intorno alle 7 ero già tipo sveglia, poi mi sono un po' riaddormentata alle 8 praticamente, non riuscivo più a dormire, quindi ho cercato di stare un po' a letto per vedere se dormivo, ma inutilmente. Quindi ho sentito il Dani per decidere da farsi se andare in palestra o non andare. E nel frattempo ho detto: vabbè, vado giù, prendo un caffè, un ginseng, così mi sveglio, mi attivo un attimo, mi bevo un bel bicchiere d'acqua che mi idrato e salgo perché ho lasciato sul cellulare sotto carica. E il Dani mi dice: no, tranquilla, riposati, visto che magari non hai dormito tanto, e andiamo oggi pomeriggio in palestra. E io tipo: no, allora già non ho voglia. Perché devo fare gambe? Già è domenica. Il pensiero di andare oggi pomeriggio non lo so se ce la posso fare, perché almeno se vai al mattino ti togli il pensiero è buona. Però siccome mi sento le gambe pesantissime, sicuramente non avrei reso. Quindi adesso mi sono appunto fatta questo caffè che mi sta un po' svegliando. Quello che volevo fare è ne approfitterei per prendere un po' di sole. Questa mattina, finché non è ancora tanto tanto caldo, tanto sono circa le 9:30, e quindi mi prendo un po' di sole, intanto magari leggo un po', che ho una marea di libri che voglio leggere quest'estate e ancora non ho iniziato, quindi è ora di mettersi sotto. Poi pranzerò, pranzettino magari leggero, ora decido cosa farmi, anche perché non ho scongelato niente, questi giorni sono un po' così, e quindi poi oggi pomeriggio andremo ad allenarci. Ovviamente, non lo so, io sono un po' così la domenica, sono molto malinconica e so che appunto tutti saranno in giro, in vacanza, c'è cioè chi va al lago, quindi per me, boh, il pensiero di andare in palestra, chiudermi in palestra, mi viene un po' di angoscia, però vabbè, ho deciso di prendermela così come viene questa giornata. E cerco un po' di riposarmi e devo anche iniziare a decidere cosa portarmi dietro per Ibiza perché in qualche modo devo fare le prove avendo solo uno zainetto da portarci dietro per vedere cosa portare, cosa mi ci sta, cosa mi manca e quindi insomma farò un po' di cose così molto molto easy me la prendo anche se vorrei fare sempre tanto, non so perché mi sento quasi in dovere la domenica di vivermi appieno la giornata, nonostante comunque adesso che sono a casa è un giorno come gli altri, però boh, vedo tutti che fanno, quindi mi viene da sentirmi indietro. Poi vabbè, siamo in estate, quindi boh, vorrei fare 3500 cose, poi mi riduco a non far nulla. Quindi vabbè, dai, almeno mi prendo un po' di sole, così mi faccio un po' una base di abbronzatura e stavo valutando che sono giorni che vorrei farmi una bella colazione, tipo stile porridge a freddo, forse l'avevo detto anche in qualche video che poi non ho più preparato perché mi sono resa conto che deve fare l'overnight, quindi star tutta notte in frigo. E anche stamattina volevo farmi qualcosa di buono, visto che sono a casa, a cucinarmi, ma poi non ho idee, voglia, barra, magari mi dimentico di fare una roba, ma mi manca un ingrediente, quindi vabbè. Adesso vedo di mangiucchiarmi qualcosa. Alla fine comunque ieri sera mi sono presa pure un gelato. Oltretutto entriamo, cioè ovviamente col bordello che c'era ieri sera, gelaterie piene e avevano finito praticamente cosa abbiamo deciso di andare noi quasi tutti i gusti, quindi tipo ho dovuto pure accontentarmi sui gusti, vabbè. E quindi ormai come andata è andata, prova costume quest'anno, ciaone, ma va bene così. A proposito, di prova costume, devo anche scegliere i costumi da portarmi dietro, perché poi ne ho uno bellissimo che avevo preso l'anno scorso, ma ho pagato tipo 15 euro a dir tanto, ma neanche 10 euro. Il problema è che ho preso l'XS perché io sono appunto molto piccolina e tutto, mi è piccolo. Quindi io vorrei utilizzarlo perché è bellissimo, poi ve lo faccio vedere, anzi, ve lo faccio vedere subito, solo che non mi va. Mi piccolino nella parte di sotto perché ho preso l'XS, però è stupendo. Cioè, ditemi che non è stupendo. Guardate poi la mutanda che è particolare con anche questi giri intorno alla vita, ma è piccola. Questo sarebbe stato perfetto per Ibiza. Pazienza.
Non potete capire, mia nipote è al mare, mi hanno appena mandato una foto che sta andando in spiaggia, ha un costumino bellissimo, tipo intero, vorrei farvelo vedere, con tipo la sirenetta e qua tipo ha dei volan, no ma è stupenda, dovrebbe venire Ibiza con me, troppo sti, tipo lezioni di stile alla zia, bellissima. Allora, sono riuscita a prendere un'oretta di sole, adesso entro a prepararmi qualcosa da mangiare, penso che farò delle uova e delle verdure grigliate. Easy. Che giornata pazzesca, mamma mia. Ho finito di mangiare, mi sono presa un caffè qua fuori al sole, bellissimo veramente. Non so dove troverò le forze per andarmi ad allenare. Chi è che è pronto per andare in palestra? Perché io non lo sono di certo. Cioè, ma come si fa con 40 gradi la domenica pomeriggio andare in palestra? Tra l'altro ho convinto il Dani, cioè ho convinto. Ho detto Dani, io gambe non le faccio. Faccio un'oretta di cardio. Anche perché mi sento gonfia, mi fanno malissimo le gambe, quindi un po' di cardio sicuramente mi aiuta, non ho intenzione di fare di più. Anche perché non c'ho testa, adesso quando poi torno dal mare mi metto dietro bene e si ricomincia, ma adesso proprio di fare gambe, ma neanche morta, non c'ho voglia veramente. Vabbè, quindi un po' di cardio, dai, che mi sfogo un po' e poi stasera ci facciamo una bella grigliatina. Ovviamente io voglio il pollo, così sto leggera, e però pollo alla griglia, buonissimo, quindi facciamo una grigliatina dal Dani. Stasera oggi hai il driver. Io sono in postazione pronta per fare cardio e mentre, non lo so, adesso valuto se fare una camminata in salita, bella tosta, e nel mentre mi guardo un po' di serie TV, almeno di solito facevo così prima, quando mi devo fare tipo 40 minuti in salita, vediamo. Alla fine ho resistito soltanto per 50 minuti di cardio, ho fatto prima un po' in salita, una mezz'oretta e poi diciamo ho fatto un livello leggera salita, ma proprio poco poco, e poi ho fatto un po' di stretching che era una vita che non facevo. Adesso mi cambio al volo e Dani mi sta già aspettando, ovviamente. Comunque Dani ha avuto un po' da ridire, mi ha fatto sentire in colpa perché ha detto che fino a settimana scorsa, insomma fino a qualche giorno fa, avevo detto che volevo impegnarmi in palestra per avere risultati e oggi avrei dovuto fare i gambe, che poi in realtà le gambe l'ho già fatto questa settimana, e invece ho voluto fare i cardio. Però secondo me dobbiamo anche un po' ascoltarci, io oggi proprio non ce la facevo, non avevo energie, avevo le gambe veramente pesanti, forse ancora dalla montagna un po' accusato. E quindi mi sono sentita di far così. Io sono contenta e pronta per mangiare. Quindi, boh, io sono di questa idea, bisogna anche un pochettino ascoltarsi e fare quello che ci fa sentire bene. Poi, se Dani si riesce a allenare 7 giorni su 7, meglio per lui. O no? Stavo dicendo, no? Che se Dani riesce a allenarsi 7 giorni su 7, meglio per lui, no? Daniele, vabbè, senti, nel caso mi paghi tu perché non so dove ho messo il portafoglio. Così do. Qualcuno ha portato il Dani nuovamente per negozi. Bene, ho trovato anche quello che stavo cercando, tipo una sorta di maglioncino leggero leggero, corto, da tipo incrociato da portarmi dietro Ibiza, cioè un passepartout, anche se l'ho trovato solo nero e la S me lo faccio andare bene, tanto costava 4 euro. Sono stata economica. Andiamo a mangiare che ho fame. Mi rubi i miei cereali? Perché ti mangi i miei cereali? Non voglio entrare pure te magari ne Merenda con yogurt greco e cereali. Dai, se fai il canestro lo mangio. Vai, vai, vai. Fai tanti canestri. Basta.
Netflix time. Noi dovevamo fare la grigliata questa sera, ma niente, il tempo non ci dà tregua, c'è un ventaccio e quindi abbiamo cotto le cose in forno. Il mio polletto che doveva venire alla griglia è molto buono. Vabbè, sarà buono uguale. Cioè, ma non potete capire, in realtà mi sta portando via sto vento. Eccomi rientrata a casa, dopo cena sono stata un po' col Dani, abbiamo finito di guardare la nostra serie TV New Amsterdam che stiamo guardando insieme, anche se io mi sono un po' mezza bioccata perché vi ho detto che ho dormito poco stanotte, quindi sono stanchissima, infatti ora sono tornata a casa, che non è comunque presto, ma vabbè. Ora mi sono messo su un po' di acqua per fare una tisana perché boh, devo aver non digerito proprio benissimo. Nonostante abbiamo mangiato pollo, verdure, comunque al forno, perché alla fine abbiamo ripiegato, invece che sulla griglia, abbiamo fatto tutto al forno, perché c'era sto vento pazzesco e non si riusciva a accendere la griglia, perché era gas e quindi era infattibile. E non so che cosa mi abbia disturbato, ho mangiato un pollo. Beh. E quindi niente, ora mi faccio una tisanina e poi vado a letto. Sono veramente cotta stasera, quindi adesso mi sa che andrò a nanna anche perché domani mattina mi alleno. Poi dovrò iniziare a capire un attimo per la valigia e finire di sistemare, insomma, di prendere le ultime cose che mi servono. E poi vorrei anche registrare un po' di contenuti, visto che poi per 3 giorni non ci sarò. E niente, quindi io ora crollo. E se vi ha fatto piacere stare con me oggi, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E seguitemi anche sui miei social. Noi ci vediamo domani. Buona serata, ciao!